4 centrale. Confermare indirizzo. Isil Plaza, ripeto, Isil Plaza. Colpi d'arma da fuoco sul tetto del palazzo. È in corso l'assalto a Isil Plaza. Ripeto, assalto in corso. Erano tutti morti. L'ultimo colpo fu come il punto esclamativo a chiusura di tutto quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. Era tutto finito. Perché la cosa avesse qualche senso, bisognava tornare indietro di 3 anni, fino alla notte in cui iniziò il mio tormento. Ero ancora in servizio nella polizia di New York allora. Manhattan, distretto di Midtown Lord, Hell's Kitchen. Quando è che ti deciderai a lavorare per me, Detective Payne? Chissà in quale girone dell'inferno mi ritroverei. Mi spiace, Alex. La mia famiglia viene prima. Vedi? La mia ultima sigaretta. Non fa bene alla bimba. Ecco il mio vecchio Max, cuore da Boy Scout. Ci vediamo, Alex. Perché sempre a poker il giovedì sera, vero? Mi piace rubare le caramelle ai bambini. La vita mi sorrideva. Il sole al tramonto di una sera d'estate, l'odore dell'erba appena tagliata, le risate dei bambini che giocano, una casettina nel New Jersey al di là del fiume, una bella moglie e una bimba incantevole. Il sogno americano divenuto realtà. Zoro, sono tornato. I sogni, però, possono trasformarsi in incubo senza il minimo preavviso. Il sole aveva concluso il suo cammino mentre l'oscurità si faceva spazio nel cielo come in un tetro presagio. Michelle? Tesoro? C'è nessuno in casa? Lo spettacolo non mi piacque fin dall'inizio, anche se mi avevano dato un posto in prima fila. Cosa diavolo? Qualcosa di sinistro e orribile era stato dipinto sul muro. Una siringa, un emblema impregnato di significati diabolici. Aiuto, qualcuno è entrato in casa mia. Chiamate la polizia. Sto parlando con casa Payne. Sì, qualcuno si è infiltrato in casa mia. Sono ancora qui, dovete aiutarmi. Dispiacente, non posso esserle utile. Ma chi parla? Pronto? Decaduti! No,
No, no, mio Dio, Michelle, bambina mia. Tutto ciò era successo 3 anni fa, la mia vita distrutta nel giro di un minuto. Gli assassini erano strafatti di una nuova e potentissima droga sintetica di nome Valkyria. Dopo il funerale dissi ad Alex che avrei accettato il trasferimento alla Dea. Ci vollero 3 anni prima di trovare una pista per il caso Valkyria. Finalmente un informatore ci disse che Jack Lupino, un malavitoso affiliato al clan dei Pulcinello, era a capo dell'operazione. E fu così che mi ritrovai infiltrato in una delle peggiori famiglie mafiose di New York. Fuori, la città sembrava un mostro crudele avvolto da una gelida oscurità. Stavo cercando di risalire dai pesci più piccoli fino alla cima, a chi gestiva il giro della droga. Alex e BB erano i miei unici contatti alla Dea, i soli al corrente della mia missione. Parla BB, abbiamo scoperto qualcosa su Jack Lupino. Devi incontrarti subito con Alex alla stazione di Roscoe Street. Non avevo più visto Alex da quando lavoravo sotto copertura. Infuriava una vera tempesta di neve. Piovevano proiettili di ghiaccio come se il cielo volesse vendicarsi della terra. Tutti cercavano un riparo come se non ci fosse più un domani. Non che la situazione in metropolitana fosse migliore. Provai una sensazione strana, come un improvviso montante in piena faccia. C'era qualcosa che non andava. La mia beretta si agitava sotto l'impermeabile, ma le porte del treno si erano già chiuse alle mie spalle, troppo tardi per scendere. Prossima fermata, stazione di Roscoe Street e Alex. La stazione era avvolta dall'oscurità. Alex sembrava un fantasma di cui si era perso ogni traccia. Dovevo trovarlo in fretta.